Un intervento della Commissione speciale per l'insularità del Consiglio regionale affinché si faccia portavoce di una proposta di legge tesa al riconoscimento da parte dello Stato del meccanismo di perequazione in favore della Sardegna, gravemente danneggiata dalla sua condizione insulare. È quanto chiede il Comitato per l'insularità. Sebbene l'inserimento del principio di insularità in Costituzione resti il primo vero obiettivo, scrive in una nota il Presidente del Comitato Roberto Frongia, è necessario che alla Sardegna venga riconosciuto quanto le è dovuto in termini economici a causa della sua condizione insulare. Per far questo serve un intervento forte e concreto in seno al Consiglio regionale, finalizzato anche a sostenere quella rivoluzione in senso culturale che segna il passaggio dall'accettazione supina di un impossibile sviluppo basato sull'assistenza e di avvio a una nuova stagione. Un intervento che prenda corpo in una proposta di legge, scrive Frongia. Il Comitato ricorda che da una recente ricerca dell'Istituto Bruno Leoni emerge che la condizione di insularità causa alla Sardegna una perdita media di PIL pro capite annuo di 5.700 euro. Un costo che è causa ed effetto di una serie di squilibri come la disparità di trattamento tra i cittadini europei, la marcata differenza del reddito disponibile, una maggiore carenza di prodotti energetici che incide sui costi delle imprese e dei consumatori e quindi sullo sviluppo economico dell'isola. Da qui la necessità urgente di un intervento legislativo che sproni, impegni e inchiodi lo Stato alle proprie responsabilità, alla luce anche dell'esperienza passata, internazionale, italiana e della stessa Sardegna, che oggi ci consentono di individuare meglio gli strumenti per affrontare e alleviare il gap dell'insularità, conclude il Comitato.